Benvenuti in questo video apertura con confezione e analisi delle caratteristiche tecniche di LG G2 Mini. È uno smartphone versione mini del famoso LG G2 che insieme a Nexus 5 circa un paio di anni fa è stato veramente uno smartphone di successo, innovativo vuoi per le dimensioni del display quasi a tutto schermo, e anche LG G2 Mini non è da meno, vuoi per la funzione knock code e i bottoni sulla scocca posteriore. Insomma, un'innovazione veramente che è piaciuta a molti, unita anche a un software molto valido. Contenuto della confezione, allora, cuffie Ear Headset, con, vedete, con il microfono di colore nero, adattatore da parete e qui il cavo utile sia per la ricarica che per scambiare contenuti con il PC tramite l'apposita suite di LG. E per concludere, la batteria da 2440 mAh. Andiamo ad inserirla e ad avviarlo. Nel frattempo vediamo le caratteristiche tecniche di cui posso parlarvi anche con il display spento. Caratteristiche che in breve possiamo vedere sulla scocca posteriore, magari prima di acquistarlo. Segniamo una panoramica. Allora, apertura scocca posteriore. Vediamo se riesco a capire come farlo. Perfetto, semplice e veloce. Allora, data la memoria interna di 8 GB, è assolutamente consigliabile avere subito insieme anche una memoria micro SD. Quindi, adesso andiamo ad inserire la micro SD qui. Proprio alla modalità e alla posizione di inserimento della SIM e della micro dedichiamo qualche secondo. Qualcuno potrebbe trovarsi disorientato nel vedere solamente uno slot. SIM va inserita nella parte, vedete, posteriore rispetto a questo spazio nero, mentre la micro SD, massima capacità 32 GB, va inserita davanti. Ultimo componente da inserire prima dell'avvio, la batteria. Misure di questo LG G2 Mini: 129,6 mm di altezza, 66 di base e profondità 9,8, un peso complessivo di 123 grammi. La versione di Android ROM stock è Android 4.4.2. Ha una CPU quad core Qualcomm alla frequenza di 1.2 GHz, GPU Adreno 305. La quantità di RAM è di 1 GB. Molti commentano in modo positivo che durante l'utilizzo rimangono liberi almeno 2-300 MB. La frequenza di rete su cui lavora massima può essere anche la 4G LTE categoria 4, quindi 150 MB per secondo in download, 50 in upload. Tipo di GPS a bordo è AGPS GLONASS. La memoria interna di 8 GB, di cui 3,5 di sistema. Dopo l'account Google viene chiesto di impostare il knock code. Viene chiesto di inserire un PIN, così se sbaglio il knock code ho la possibilità del PIN. Dove mettere il bottone software indietro e menu, io scelgo di metterlo a destra. Come chiamare il mio G2 Mini, salva. Ed ecco pronto all'utilizzo il mio smartphone. Allora, la versione
ROM stock è Android 4.4.2. La caratteristica top di G2 Mini è senza dubbio la diagonale del display di 4.7 pollici, risoluzione 960 pixels per 540, che lo rendono, nonostante il nome, un display di tutto rispetto. Vi dico ad esempio che è poco più piccolo del display del mio S4. Questo è unito alla fotocamera, lo rendono veramente uno smartphone con un bel display, con un display importante. Vi mostro le fotografie della fotocamera posteriore da 8 megapixel con ben 9 punti di autofocus. Allora, questa è una fotografia da vicino, quindi con tantissimi dettagli, dalla galleria LG. Questa invece è una fotografia un pochino da lontano. Pensate che all'accensione della fotocamera riconosce in automatico su quanti punti focali deve concentrare il proprio scatto. Ad esempio, in verticale su questa colomba è andata a mettermi tutti e 9 i punti focali per comprenderla tutta. Vediamo un'altra fotografia da vicino, vediamo la cornice, e ancora un'altra, vediamo le gocce sopra la tazzina. Spero riusciate a vederle, ho fatto qualche fotografia proprio per mostrarvela. Vediamo anche un video. Allora, quando fate partire la riproduzione di un video o di un'immagine, come avete visto prima, la mostra a tutto schermo, quindi valorizza ancora di più il display. Veramente un LG G2 Mini che è in grado di dire la sua. Tra l'altro, la superficie del display occupa il 71% della superficie, un record per smartphone Android di questa categoria. La fotocamera presenta anche più di una modalità di scatto, infatti premendo modo vado sulla fotocamera, ero sulla videocamera, modo, ecco quante modalità ci permette. Scatto al cheese, quindi se l'attivo mi basta dire cheese e con l'audio fa partire lo scatto, messa a fuoco automatico, gli effetti dei colori, eventuali timer, la posizione di archiviazione della foto, del video, assolutamente, tasto del volume. Allora, io posso fare una fotografia premendo o il tasto inferiore o il tasto superiore, quindi immaginate la comodità di fare il selfie, o semplicemente metto la molletta qui, mi comprende, vediamo quanti punti focali in automatico, 6, bilanciere dal volume e fa lo scatto. La fotocamera posteriore, ricordo che ha una sensibilità di 8 megapixel ed è veramente vicino a una delle caratteristiche funzionali e estetiche più importanti dello smartphone. Questo bilanciere dal volume è importante, vuoi durante la chiamata, vuoi mentre, ecco, durante una chiamata, quando si vuole abbassare il volume, di solito io sono con il dito appoggiato sulla scocca posteriore, non vado più a cercare il bilanciere sulla scocca laterale. Ultima cosa importante, è arrivato l'aggiornamento ad Android Lollipop anche per G2 Mini, quindi importante perché Android Auto è compatibile da Android 5 Lollipop. È uno smartphone in grado di far girare anche un gioco pesante che può essere Asphalt o Real Racing, ma inevitabilmente la memoria interna in questo caso verrà tutta occupata. È possibile spostare applicazioni verso la memoria SD. Le altre caratteristiche importanti, sicuramente la presenza dell'NFC e anche le caratteristiche
del software LG come Q-Slide per le applicazioni. Mi piace tantissimo anche che inserendo la cuffia, adesso vado a farlo, guardate, posso scegliere quale applicazione aprire. Questa è stata la video recensione di LG G2 Mini. Spero che guardando questa video recensione vi siate divertiti come io mi sono divertito a farla per voi.